i nostri colleghi di regione, c'è qualcuno che riesce a attivare la registrazione? Ok, perfetto, perfetto, la registrazione è stata avviata. Mi sentite tutti? Ok, Sì. perfetto. Io avrei solo due colleghi che non mi hanno risposto. Uno è Andrea Azzoni, che è il mio capo. Andrea, ci sei? Non ancora. E Bruno Faraglia, che è il dirigente responsabile del Servizio Fitosanitario Nazionale, forse non è ancora entrato. Aspettiamo ancora 2 minuti che stanno entrando ancora e fra 2 minuti poi cominciamo. Buongiorno a tutti per chi è entrato per ultimo. Vi ringrazio, questo è un incontro organizzato un po' in modo casalingo, spero che funzioni tutto. Sono iscritti moltissime persone e aspettiamo ancora 2 minuti e poi cominciamo. Chiedo a tutti la cortesia di tenere i microfoni chiusi e anche le telecamere chiuse, grazie. I tempi, diciamo, li abbiamo calcolati abbastanza stretti. Però se qualcuno vuole inserire nella chat qualche domanda specifica per i relatori può farlo, se alla fine avremo del tempo magari potrò darvi la parola per porgere la domanda direttamente voi ai relatori, quindi se volete utilizzate pure la chat per le domande. Buongiorno Mariangela. Buongiorno Anna, aspettiamo ancora un minuto, mi dicono che in ufficio hanno problemi, come spesso succede dell'ultimo momento, grossi problemi finanziari evidentemente prioritari rispetto a Spodoptera frugiperda.
e quindi magari sia da Roma sia dall'ufficio di Milano ci raggiungeranno in un secondo momento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, penso che fosse la voce di Matteo, del nostro entomologo. Ciao Mariangela. Ciao. Fra le iscrizioni abbiamo visto anche colleghi dall'estero, quindi oltre ai relatori che parlano dall'estero ci sono proprio anche colleghi che hanno detto che non conoscono bene l'italiano ma volevano comunque assistere a questo incontro, questo mi fa molto piacere. L'incontro, come abbiamo detto prima, viene registrato e verrà messo sul nostro sito, come verranno messi sul sito poi tutti i materiali che utilizzeremo oggi. Io direi a questo punto sono passati 5 minuti alle 5, direi di cominciare, quindi saluto tutti. Vi ringrazio di aver voluto partecipare a questo incontro, che è un incontro un po' particolare perché oggi pomeriggio andremo a parlare di un parassita che non è ancora presente in Lombardia, in Italia e nei paesi dell'Unione Europea, quindi è una cosa un po' particolare per noi. E si tratta di una nottua che è originaria delle aree tropicali e subtropicali americane, del centro Sud America, che però è presente anche nel Nord America. È stata introdotta accidentalmente nel 2016 in Nigeria, in Africa, e da lì si è diffusa veramente in modo velocissimo in quasi tutto il continente africano. Attualmente risulta ancora assente in qualche paese del Nord Africa che si affaccia sul Mediterraneo, e poi è passata nel continente asiatico, purtroppo nel 2018, e dal 2020 è passata nel continente australiano. Perché ne andiamo a parlare? Ne andiamo a parlare oggi perché è uno dei priority pest, cioè dei 20 organismi nocivi più pericolosi, più attenzionati per la legislazione dell'Unione Europea, ma soprattutto perché è oggetto del primo grande progetto a livello globale, quindi mondiale, sulla salute delle piante. La FAO ha deciso di attivare questo progetto, che è un progetto di 3 anni, nel quale si inquadra anche questo incontro, e è un progetto, tanto per darvi la grandezza, che finanziariamente occuperà 500 milioni di dollari americani e coinvolgerà molti paesi. Di questo progetto facciamo parte in 3, che siamo un po' collegati oggi pomeriggio, la dottoressa Sara Brunel, che ci parla delle Antille, che è della FAO, Valerio Lucchesi dell'EPPO, che ci parla da Parigi, e io ho l'onore e la responsabilità di rappresentare i servizi fitosanitari in uno dei tavoli tecnici del progetto, in particolare nel tavolo tecnico che si occupa di prevenzione e di preparare i paesi che non hanno ancora dovuto fronteggiare questo parassita. Se riesco vi condivido un breve video che mi ha concesso la FAO, che è disponibile su YouTube, per farvi vedere l'insetto. Quindi condivido a questo punto. Aspettate solo un secondo. Ho subito sbagliato perché devo condividere anche l'audio, ok? Vi ho detto che era casalingo e questo è... Ecco qua, vedete? Sì. Sì, si vede. Sì, si vede. Thank you.
Ecco qua, riprendiamo. Questo appunto è un video che ha realizzato la FAO con immagini soprattutto girate in Africa, però ultimamente è stato per dare l'idea, perché comunque questo insetto, questo parassita, se per favore riuscite a chiudere i microfoni, questo parassita è molto importante perché ha creato subito problemi per quanto riguarda la food security nel continente africano, ha fatto grossi danni e con delle ripercussioni molto, molto grosse. Per quanto riguarda invece i danni in Australia, da poco, da qualche giorno, il Dipartimento Agricoltura australiano ha diffuso un video in cui l'insetto, il parassita, viene chiamato il coronavirus delle piante e fa vedere con un drone i danni al mais dopo un anno solo di introduzione nel continente, in Australia. Fa vedere i danni al mais che sono veramente, veramente impressionanti, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Per conoscere l'insetto noi abbiamo invitato Elisabetta Gargani, che a cui chiedo di iniziare a condividere lo schermo, intanto io la presento. Elisabetta Gargani è una ricercatrice di entomologia agraria presso il CREADC. Il suo lavoro scientifico verte principalmente nel campo dell'entomologia applicata alla protezione delle colture. Ha preso parte a numerosi progetti nazionali e internazionali riguardanti principalmente il controllo biologico e la difesa integrata. Ha curato la redazione della scheda di Spodoptera frugiperda nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale sui monitoraggi. Quindi grazie Elisabetta, che ci spiegherai la biologia e l'insetto. Grazie. A te la parola. Grazie a te Mariangela, grazie a tutti. Il mio schermo è condiviso, lo vedete tutti, mi sentite? Si vede bene, grazie. Perfetto. Sì, grazie. Grazie di nuovo per questo invito, mi fa piacere essere qui perché la conoscenza di questi nuovi nemici che potrebbero purtroppo fare i danni che già conosciamo in altre parti del mondo è molto importante. Come ha già detto Mariangela, la Spodoptera frugiperda è un nottuide, quindi un lepidottero nottuide, e ha una caratteristica che lo distingue da altre specie, cioè una specie che ha un elevatissimo tasso di riproduzione e una grande capacità di diffusione naturale. Infatti gli adulti sono degli ottimi volatori e questo facilita moltissimo la sua diffusione nei vari paesi. A questa sua peculiarità come specie si affianca chiaramente quelle che sono ormai le sempre nuove opportunità offerte dal commercio internazionale. Pertanto la specie si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. Come già accennato Mariangela, il fitofago attualmente interessa oltre 70 paesi e come qui vedete l'immagine che ho anch'io mutuato dalla FAO, come vedete appunto e ha già detto lei, la diffusione ormai in quasi tutto il mondo. È una specie polifaga, cioè ha numerosissime piante ospiti, fra queste possiamo annoverare fino a 27 famiglie botaniche, ma sicuramente i suoi danni sono conosciuti soprattutto a carico del mais e del riso, due delle colture principali a livello mondiale su cui sono basate le economie di molti paesi. Per quanto riguarda la tassonomia di questo genere Spodoptera, i tassonomi sono in fermento perché stanno facendo un'opera di revisione tassonomica e anche a livello di specie gli studiosi hanno potuto identificare due ceppi distinti a seconda dell'ospite principale, quindi si parla di un ceppo del mais e di un ceppo del riso. Sebbene morfologicamente queste due specie possano sembrare molto simili, a livello di differenziazione genetica invece ci sono alti livelli di diversità. E questi ceppi hanno anche delle differenze etologiche per quanto riguarda ad esempio il modello di accoppiamento diurno, nonché differenze fisiologiche come nei feromoni sessuali femminili o nella risposta a insetticidi come Bacillus thuringiensis. Chiaramente per identificare questi ceppi che sono stati ritrovati separatamente o anche come ibridi, l'identificazione molecolare è lo strumento che noi abbiamo, mentre per quanto riguarda una prima approccio
approccio eventualmente anche nelle azioni di monitoraggio che noi tutti dovremmo condurre, chiaramente l'identificazione morfologica è ancora quella che prima di tutti si può approcciare. L'EPPO ha fatto un PM molto dettagliato dove ci sono i caratteri per identificare al meglio questa specie. Qui vediamo un maschio adulto caratterizzato da questa apertura alare di circa 4 cm, con l'ale anteriore con alcune caratteristiche di colorazione specifiche della specie. Ma come per tutti i lepidotteri, il focus principale della determinazione tassonomica sono i genitali. È pertanto necessario dagli adulti fare un'estrazione del genitale per prepararlo poi su vetrine da microscopia ottica e ad andare ad analizzare i caratteri che sicuramente sono più a cui sono più deputati sicuramente degli specialisti per andare ad osservare le differenze tra le diverse specie. Quindi anche in questo caso vediamo un'immagine prelevata dal PM EPPO dei genitali maschili. Questi invece sono i genitali femminili e ci sono delle piccole caratteristiche che permettono proprio di arrivare alla determinazione specifica. L'epidottero può completare il suo ciclo biologico in circa 30 giorni quando le condizioni ottimali ci sono le condizioni climatiche ottimali. Ecco, adesso è riapparso. O chiudere, va bene, ok. Elisabetta Gargani, la signora, la vedo. Vabbè. Per favore, chiudete il microfono. Ma bisogna accendere la telecamera, secondo te? No. Chiudete il microfono, per favore. Si può estendere, mentre il ciclo si può estendere fino a 60-90 giorni con temperature più. Attenzione, Elisabetta, perché hanno chiuso il microfono anche a te. Sì, scusate. Allora. Ecco Elisabetta, prego. Dunque, allora, dicevo che le uova sono disposte su straterelli dalla parte della femmina in gruppetti di 100-200 e una femmina singola può deporre fino a 2000 uova. Di nuovo quindi una conferma di quanto sia elevato il potenziale biotico di questa specie. Durante la deposizione la femmina depone delle piccole squame sulle ovature che danno questo aspetto lanoso alle ovature stesse. Nei mesi più caldi la schiusura avviene in 2-3 giorni. Le larvettine che fuoriescono tutte insieme da queste ovature si spostano poi nella pianta e proseguono il loro sviluppo. Le età possono variare, le larvali possono variare da 4 a 6 e le larve sono quelle tipiche dei nottuidi con 4 paia di pseudozampe nei segmenti a 3 e a 6 e poi sull'ultimo paio. La larva matura ha due varietà morfologiche, una che tende più al verdastro, l'altra che tende più al bruno ed ha queste caratteristiche tipiche per il riconoscimento, cioè una Y capovolta sul capo e 4 punteggiature disposte proprio a formare un quadrato sull'ultimo segmento addominale. Le larve, come tutti i nottuidi, tendono a nascondersi durante le ore più luminose della giornata e lo stadio larvale completo in estate dura circa 2 settimane. Qui vedete alcune immagini mutuate da manuali e leaflet dell'EPPO e del CABI. La larva matura, una volta appunto che ha raggiunto l'ultimo stadio, si lascia cadere al suolo e va ad incresalidarsi nei primi centimetri dello stesso. Nei terreni sciolti può creare un bozzoletto sericeo nel quale si ripara. La crisalide ha un colore bruno rossastro ed è caratterizzata dall'avere delle strutture che si dicono cremaster particolari che anche queste servono per identificare e differenziare la specie da altre similari. La fase pupale generalmente dura 8-9 giorni in estate, ma può raggiungere anche un mese durante i periodi più freddi. Naturalmente la crisalide è lo stadio più resistente alle temperature anche più fresche, più fredde.
Il mais viene attaccato, che è diciamo la coltura principale in quanto anche una delle più economicamente importanti, viene attaccato praticamente in ogni fase di sviluppo e quindi fin dalla piantina in formazione fino alla pianta adulta e quindi addirittura alla pannocchia può essere attaccata con distruzione fisica del chicco ma anche con l'esposizione della pannocchia stessa a microorganismi fra cui le micotossine che portano alla necessaria distruzione delle pannocchie. Pannocchie infestate. La femmina, quindi dopo la deposizione, la femmina dopo un periodo di 3-4 giorni dallo sfarfallamento depone le uova, abbiamo detto, e può deporre generalmente il maggior numero di uova nei primi 4-5 giorni, però la deposizione può durare fino a 3 settimane, che è la durata massima anche della femmina stessa. Le larvette si possono spostare da piante vicine anche facendosi portare dal vento, dalle lievi brezze, perché facendo dei fili serice si dondolano nell'aria e vengono trasportate da una pianta all'altra. È proprio in questo momento in cui le larvettine si possono spostare che è importante l'identificazione e l'individuazione dei primi attacchi. Nel corso dell'anno si possono osservare fino a 12 generazioni sovrapposte, ma anche di più, praticamente un continuum di generazioni. Anche in queste immagini potete vedere alcune foto, poi magari sicuramente i colleghi della FAO e dell'EPPO faranno vedere altre foto più incisive. La velocità di sviluppo delle larve è influenzata sicuramente dalla dieta, dalla temperatura e dall'umidità, quindi aumentando, come quasi tutti gli insetti, aumentando le temperature, aumentano i tassi di sviluppo e il numero delle generazioni, mentre nei climi più freddi avremo un rallentamento dello sviluppo. La temperatura ottimale per lo sviluppo larvale si aggira intorno ai 28 gradi, ma con un range di sviluppo compreso tra 11 e 30 gradi. Anche questo fa capire come la specie sia estremamente plastica e quindi si possa adattare a molte delle nostre aree europee. Per quanto riguarda le piogge, queste possono, se molto intense, possono magari danneggiare le larvettine più piccole quando queste sono attaccate ai fili serici, mentre il vento, non troppo elevato, come abbiamo già detto prima, può favorire una dispersione delle larvette. La specie è anche vicina ad altre specie che possono essere facilmente confuse dal punto di vista morfologico. Nel PM EPPO sono riportate queste tre specie, Littoralis, Litura e Iridiana, come le più vicine alla frugipeda, e sono indicati anche i caratteri morfologici sia delle larve che degli adulti che possono servire per una corretta identificazione. E infatti qui vedete per le diverse specie i genitali maschili, che sono uno dei caratteri principali per la determinazione dei lepidotteri, con le diverse caratteristiche che confrontate con quelle di frugipeda permettono la definizione specifica degli esemplari raccolti. E in ultimo un accenno a Spodoptera ornitogalli, che è stata recentemente introdotta nell'alert list dell'EIPO perché ritrovata su partite di asparagi provenienti dalle Americhe nel 2020. Recenti studi tassonomici hanno evidenziato che Spodoptera marina e Spodoptera ornitogalli, la prima è presente in America del Sud, l'altra nel Nord America e nei Caraibi, in realtà sono sinonimi, cioè sono la stessa specie, pertanto la specie copre l'intero territorio americano. È una specie polifaga anche questa, e quindi diciamo che sicuramente potrebbe diventare un altro pest da cui tenerci ben alla larga. Io spero di essere stata nei tempi, ho cercato di essere più veloce possibile, chiaramente sono disponibile a qualunque domanda vogliate farmi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Elisabetta, tra l'altro appunto gli asparagi sono fra le commodities più intercettate e spesso le segnalazioni sono di Spodoptera frugiperda, magari sarebbero anche da verificare alla luce di quello che ci hai appena detto. Adesso lascio la parola a Giulia Mattion, a cui chiedo di condividere lo schermo intanto che la presento. Grazie Giulia. Quindi Giulia è una trainee, una tirocinante per il Plant Health Team dell'EFSA
fa parte di un gruppo di ricerca che studia come supportare gli Stati membri nella pianificazione ed esecuzione delle attività di sorveglianza. Oggi ci parlerà della Pest Survey Card, disposta da Frigiperda, che è uno strumento a supporto della sorveglianza, che è utilizzata da tutti i paesi dell'Unione Europea, ma molto utilizzata anche a livello internazionale. A te la parola, Giulia. Grazie mille Mariangela, buongiorno a tutti. Allora, come diceva Mariangela, oggi vi parlerò della Pest Survey Card, in particolare della Pest Survey Card su Spodoptera frugiperda. Le Pest Survey Card sono un documento in cui sono riassunte le informazioni su un specifico organismo che servono per la preparazione delle indagini di sorveglianza. EFSA ha ricevuto un mandato dalla Commissione europea che ci chiedeva di essere a supporto degli Stati membri nella pianificazione ed esecuzione delle attività di sorveglianza. Ci muoviamo in un quadro legislativo europeo ben definito con delle norme internazionali specifiche e tutto questo ha contribuito a costruire e a far sviluppare il Surveillance Toolkit. Il Surveillance Toolkit è un pacchetto di strumenti che serve per la preparazione e la progettazione delle indagini. Lo strumento principale per la preparazione delle indagini sono le Pest Survey Card, mentre invece per la progettazione abbiamo principalmente le Survey Guidelines e gli strumenti statistici quali RIBES Plus. Per le Survey Guidelines al momento abbiamo pubblicato 4 documenti, 3 di questi documenti sono su organismi specifici pilota, ovvero Xylella fastidiosa, Phyllosyctes citricarpa e Agrilus planipennis, e il quarto documento sono delle linee guida generali per gli organismi di quarantena, quindi anche per Spodoptera. Il Surveillance Toolkit risponde a 5 domande, ovvero cosa, dove, quando, come e quanto fare le indagini di sorveglianza. Oggi parleremo in particolare della preparazione delle indagini, quindi della Pest Survey Card su Spodoptera. Le Pest Survey Card rispondono a 4 delle 5 domande, ovvero cosa, dove, quando e come fare le indagini su un determinato organismo. 2 componenti derivano dalle Pest Survey Card. La prima è la popolazione di piante ospiti da includere nella sorveglianza, quindi la popolazione bersaglio, e la seconda componente è il metodo di rilevamento. Perché questi 2 componenti sono importanti? Perché dalla prima, dalla popolazione bersaglio, abbiamo la struttura e la dimensione della popolazione senza la quale non riusciremo a fare l'attività di sorveglianza. E la seconda componente, ovvero il metodo di rilevamento, ci dà anche la sensibilità del metodo. Quindi ci dice quanto siamo bravi a rilevare un determinato organismo con quel metodo. Questi parametri poi vengono combinati con altri parametri e serviranno per la progettazione delle indagini. Al momento abbiamo prodotto 44 PDF, 44 Pest Survey Card su 64 organismi. Il primo formato, come vi dicevo, è quello PDF che è pubblicato nel giornale di EFSA. Il secondo formato è quello delle story map sulla piattaforma ArcaGIS, che è un formato molto più interattivo. E al momento sono state prodotte 28 Pest Survey Card. Quella che vedete adesso nelle slide è la struttura delle Survey Card. Vedete che ogni sezione risponde a una domanda. E infine troviamo le conclusioni e il Survey Framework. Il Survey Framework è un capitolo che ci introduce i passi successivi da attuare nella progettazione delle indagini. Ovviamente tutte le sezioni sono correlate fra loro, per esempio la risposta alla domanda quando fare le indagini è formalmente nella sezione 3, ma senza capire il life cycle, senza capire la biologia dell'organismo sarebbe impossibile rispondere a questa domanda. Questa è come si presenta la Survey Card su Spodoptera. Non starò a dilungarmi sulla biologia perché è stata eccellentemente spiegata precedentemente dalla mia collega. Quindi andiamo direttamente alla popolazione bersaglio, quindi la prima componente di cui vi parlavo. Determinare la popolazione bersaglio è fondamentale per la preparazione e la progettazione delle indagini. La popolazione bersaglio si suddivide in unità epidemiologiche, che sono aree in cui le condizioni epidemiologiche sono omogenee per un determinato organismo e quindi comparabili, e più sotto si suddivide in unità di ispezione. Le unità di ispezione sono le unità elementari in cui si può trovare l'organismo.
Quindi in questa sezione noi definiamo le popolazioni, le piante ospiti per Spodoptera, definiamo come Spodoptera può adattarsi agli ambienti europei e infine definiamo anche la sua capacità di dispersione, che come abbiamo visto è un elemento fondamentale soprattutto per la sorveglianza. La popolazione bersaglio deve essere inoltre strutturata in base alle aree di rischio. Alcune attività, alcuni siti hanno un maggiore rischio di introduzione e diffusione di un determinato organismo. Determinare questi fattori è fondamentale per la pianificazione della sorveglianza. Questo è l'esempio per Spodoptera, quindi come attività rischio abbiamo il commercio di piante ospiti. I relativi siti sono tutti quei luoghi dove le specie sono importate, gestite, commerciate e quindi dai siti richiamiamo le aree e le aree sono tutte le aree con le piante ospiti intorno a questi siti. Questa è la seconda componente, come abbiamo detto il metodo di rilevamento e questa è la metodologia per rilevare Spodoptera dal campo fino all'identificazione in laboratorio, passando anche da come raccogliere i campioni. In particolare vediamo che in questa sezione è anche presente il quando, ovvero quando iniziare a fare le attività di sorveglianza. Per l'Unione Europea è stato calcolato che il periodo fra inizio maggio e fine giugno, a seconda dello Stato membro preso in considerazione, può essere un buon periodo. Queste sono le conclusioni, partendo innanzitutto dalla struttura gerarchica della popolazione bersaglio di Spodoptera. Quindi partiamo dal livello macro, partiamo dal livello 1 che sarebbe lo Stato membro, andiamo più in basso a strutturare le regioni, in questo caso possono essere le aree NAZ, e sulle aree NAZ prendiamo le aree agricole, quindi le aree delle categorie d'uso del suolo. E a questo punto ci mettiamo il livello delle aree di rischio, che potrebbero essere tutte quelle aree che circondano centri di stoccaggio e o import. E alla fine arriviamo all'unità elementare, che sono le trappole, per esempio. Questa è la tabella conclusiva delle Pest Survey Card. Questa ovviamente è quella per Spodoptera, è praticamente un riassunto di tutta la Pest Survey Card in cui trovate le risposte alle domande di cui abbiamo parlato prima, in cui vedete la struttura della popolazione bersaglio e il metodo di rilevamento. La sfida più grande per la sorveglianza di questo organismo è sicuramente il rilevamento a stadi iniziali dell'infestazione. Questo perché? Perché è sicuramente un pest altamente invasivo. EFSA ha calcolato che la capacità di dispersione dell'organismo può raggiungere 900 km l'anno. Inoltre ha multiple generazioni all'anno e apporta ingenti danni anche a piante in aree dove non è stabilito ma dove semplicemente migra. Inoltre, in secondo luogo, la sensibilità del metodo di rilevamento può cambiare enormemente in base all'area in cui è applicato e alle sue caratteristiche. Infine vi lascio con questa slide che spero di condividere con voi, che è un elenco degli strumenti per la sorveglianza ideati da EFSA, fra cui troverete anche il link alla Pest Survey Card di Spodoptera. Vi ringrazio molto per l'attenzione, se avete qualsiasi domanda sono a vostra disposizione e vorrei anche ringraziare i miei colleghi che vedete nella foto oltre a me, che sono Sibren Voss, Alice Del Bianco e Ignazio Graziosi. Grazie, grazie mille Giulia, sei stata molto chiara. Ricordo a tutti, se volete fare delle domande, per favore di scriverle nella chat e poi vedremo se ci avanza tempo come gestirle, sicuramente mi verrà data risposta ad ogni domanda. A questo punto chiedo di condividere, se riesce, lo schermo a Sara, intanto che la presento, se riesce dalla sua bellissima isola a condividerci. Sara Brunel lavora presso l'IPPC FAO come Implementation Facilitation Deputy Lead. Si occupa in particolare della realizzazione di strumenti a supporto dell'applicazione degli standard internazionali come guide, software, materiale didattico, eccetera. Guida insieme ad un collega australiano il gruppo di lavoro che si occupa delle linee guida per la prevenzione e preparazione all'arrivo di Fall Armyworm. E oggi le abbiamo chiesto di presentarci il progetto Global Action della FAO e quindi a lei la parola. Grazie Sara. Tante grazie Mariangela. Si sente bene? Si sente benissimo, grazie.
Molte grazie, è un onore fare questa presentazione a colleghi italiani. Scusate il mio italiano, io sono francese. E, questa presentazione viene dalla FAO e tutta in inglese. Quindi vi presenterò quel grossissimo programma, il FAO Global Action for Fall-Armed Worm Control, che pesa i suoi 500 milioni di dollari, niente di meno. Infatti è un approccio nuovo che prende la FAO di interessarsi ad un organismo specifico. E che organismo? È uno dei 10 più dannosi al mondo, perché ha delle caratteristiche biologiche tremende, che si può diffondere fino a 100 km al giorno, a tanti ospiti e si riproduce tanto velocemente. Abbiamo visto una progressione esponenziale dalla sua distribuzione e quindi la FAO ha deciso di fare questo grande programma che ha tre obiettivi. Già il primo, di ridurre i danni alle colture al 5-10% applicando delle misure di Integrated Pest Management, di limitare la progressione della specie, e questo ci interessa particolarmente come International Plant Protection Convention, ovvero IPPC, e tutto questo si deve fare avendo una coordinazione globale molto forte e poderosa, e adesso vi la presento. Questo significa che questo programma di azione ha un grande diffondimento regionale. Ci sono tre regioni FAO coperte dove l'organismo è presente: Africa, Asia Pacifico e il Near East. E poi ci sono quelle regioni dove l'organismo non è ancora presente, o è presente ma non tanto diffuso, e sarebbe Europa, Near East e il Pacifico, cioè regione un po' diverse, tutto ciò coprendo 80 paesi. Ci interessiamo a tante discipline: la quarantena, la gestione integrata, l'uso di pesticidi, la resistenza delle piante, l'agricoltura e l'agricoltura che prende cura della terra, cioè l'agroecologia, tutto quanto raggiunto in diversi gruppi. E intentiamo al massimo di lavorare con tutte le parti interessanti, ovviamente i governi, con i ministeri dell'agricoltura, i servizi di estensione, che in Italia sarebbe per esempio servizi forestali, il mondo della ricerca, ma pure il settore privato e altri donatori nel mondo del sviluppo. Abbiamo stabilito organi di governanza. C'è un steering committee che è presidato dal direttore generale della FAO con il suo deputy, che sarebbe la signora Beth Bechtol, e ci sono 23 membri di alto livello. Fino adesso hanno organizzato tre meeting. C'è pure un technical committee, la pure è presidato dal US Head Chief Scientist, composta da sette gruppi di lavoro che rappresentano 50 membri, e noi come IPPC siamo uno da questi gruppi di lavoro, al quale Mariangela e Valerio partecipano per occuparci della prevenzione da questo organismo. E ci sono stati tre meeting da questo gruppo, il prossimo sarà ad aprile. C'è pure un gruppo che è stato stabilito per mobilizzare risorse, ovvero trovare fondi, perché c'è un bisogno pressante di avere fondi per implementare le attività, e hanno pure stabilito un segretariato all'interno della FAO che
sotto la responsabilità del direttore della produzione. Vedete come è coordinato tutti questi gruppi, e quindi ci sono strati nazionali con delle task force, ci sono gruppi regionali, ci sono questi gruppi di lavoro, il technical committee e il segretariato, tutto questo intrecciato per coprire tutti e tutte queste discipline e tutte le regioni. C'è una coordinazione regionale, implichiamo i uffici FAO regionali con i direttori, c'è una persona allocata a ogni regione. E, concretamente cosa facciamo? C'è un'implementazione a livello nazionale, soprattutto nella gestione integrata. Hanno preso l'opzione di avere dei siti di dimostrazione per far vedere ai paesi come gestire questo organismo. Ci sono 8 siti, soprattutto per il mais, e tutto questo raggiunto copre 53 paesi. Per ciò che riguarda la prevenzione, siamo noi a occuparci di questo, abbiamo sviluppato delle linee guide per la prevenzione, la preparazione e la risposta rapida. Abbiamo aperto queste linee guide sul nostro sistema di online commenting dell'IPPC, abbiamo ricevuto più di 150 commentari piuttosto positivi, e fra poco, diciamo fra 1-2 mesi, questo documento, queste linee guide saranno disponibili per tutti i paesi. Invitiamo tanto l'Italia a seguirlo e a implementarle. Vedete rappresentate visualmente quegli siti di dimostrazione dove ci sono siti piloti in 8 paesi: Egitto, Burkina Faso, Camerun, Kenya, Malawi, India, Cina e Filippine. Questo per dove la specie è già presente, per far vedere concretamente come gestirla. E vedete i paesi che sono oggetti dai nostri sforzi per la prevenzione, cioè in Europa, Near East e il Pacifico. Così copriamo un massimo di paesi. Avanziamo pure nella comunicazione. Saluto questo seminario oggi per comunicare ampiamente sui danni che fa questo organismo e la necessità di reagire veloce, di prepararsi prima che sia sul territorio. Noi dal nostro lato abbiamo delle notes che diamo al DG su tutte le attività del segretariato e ciò che capita sul terreno. Abbiamo una newsletter, vedete qualche foto da questa newsletter, così potete seguire cosa capita nel Global Action Plan. Vi invito a registrarvi. Abbiamo delle pubblicazioni pure disponibili sul nostro sito, e condividiamo sui social network. Pure avete visto in introduzione una nostra video. Planifichiamo magari di fare pure una video all'aeroporto di Malpensa come attrezzo di capacitazione per gli altri paesi, per vedere come si fanno le ispezioni. Vedete che l'Italia è all'onore. E finalmente, le chiavi del successo per i paesi dove ci sono questi siti di dimostrazione: siamo stretti su stabilire dei gruppi nazionali dove ci sono tutte le parti interessate, avere un meccanismo di coordinazione molto forte. Abbiamo piani di lavoro di 2 anni molto precisi, con delle attività, degli indicatori a livello nazionale e regionale, però pure a livello globale, e noi per la prevenzione abbiamo pure questo piano che seguiamo ad ogni meeting. Proviamo ad organizzare dei workshop per facilitare l'implementazione, ed è ciò che faremo nei mesi che vengono per
facilitare la comprensione di come implementare le linee guida che abbiamo sviluppato e proviamo a comunicare il più possibile a livello dei paesi sui siti e sulla prevenzione pure, cioè questi sono concetti globali dal nostro programma e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Sara per la presentazione molto ampia del progetto e dettagliata, grazie. Adesso chiedo a Valerio Lucchesi, che è un collega che lavora al segretariato a Parigi, segretariato dell'EPPO, se condivide lui il suo schermo. Valerio, ci sei? Sono quasi, puoi dire come faccio a condividere? Sì, in alto, di fianco all'abbandono, dovresti avere un rettangolino con una freccia. In alto a destra. Se non riesci, se vuoi, ti condivido io la tua presentazione. Sì, no, credo di sì. Perfetto. Intanto che la metti in modalità presentazione, ti presento io te. Quindi Valerio Lucchesi lavora a Parigi per il segretariato dell'EPPO, è un funzionario scientifico che si occupa di affari internazionali, atto che ha in carico il panel Global Affairs e gli standard di efficacia dei prodotti fitosanitari. Rappresenta l'EPPO nel Technical Working Group on Quarantine Fitosanitary Measures del Global Action Project contro della Spodoptera frugiperda, e quindi a Valerio abbiamo chiesto quali sono le attività che l'EPPO mette in campo a supporto dei paesi membri. A te la parola, Valerio, grazie. Grazie Mariangela, allora cercherò dunque questa presentazione di... Se riesci a mettere a schermo intero, nel senso a modalità presentazione, altrimenti va bene anche così. Ok, no, nel mio schermo è a presentazione. Scusate, io non vedo lo schermo. Noi lo vediamo, va bene così Valerio, vai, tranquillo. Io continuo a non vederlo. Ok, perfetto Valerio, grazie. È in modalità presentazione? Sì, vediamo anche la slide dopo, ma va bene lo stesso. Ah, ho capito, no, perché lavoro su due schermi. Va bene lo stesso, no. Valerio, tranquillo. Mariangela, deve andare in alto, su parametri d'affichage. Ok. E poi, qual è questo? Sì, esatto. Il primo? Questo? Funziona? Sto dando le indicazioni Sara in francese perché non è... Ok, perfetto. Perfetto ora? Ok, grazie, scusa. Allora, dunque, Mariangelo, come dicevi, cercherò in questa presentazione di ricordarvi quali sono le attività dell'EPPO e presentarvi anche un po' qual è il test status di Spodoptera frugiperda nella zona europea e un po' ricordare, insomma, senza cercando di non ripetere quello che è stato già detto, quali sono i rischi e le problematiche per questo test in Europa e nel Mediterraneo. Allora, prima permettetevi giusto di presentarvi in due parole. Valerio, stai magari un pochino più vicino al microfono se riesci, grazie. Allora, vediamo se si riesce meglio così. Così va meglio, grazie. Allora, vi presenterò in poche parole quello che è l'EPPO, cioè l'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante. L'EPPO è un'organizzazione intergovernativa che è stata creata nel 1951 da 15 paesi. Abbiamo una convenzione, la convenzione EPPO. Oggigiorno EPPO è formata da 52 paesi membri e che include tutti i membri dell'Unione Europea, i 27 membri dell'Unione Europea, ma anche tutti i paesi, cioè molti paesi dell'est europeo, inclusa la Russia, ma abbiamo anche ancora il Regno Unito, la Norvegia, alcuni dei paesi del Mediterraneo.
Il lavoro dell'EPUA è in pratica la cooperazione internazionale nell'ambito della salute delle piante. Ci focalizziamo in particolare su due aspetti, che è quello della quarantena delle piante e quella dei prodotti fitosanitari, e per cui abbiamo due gruppi di lavoro dedicati appunto a queste due aree, queste due tematiche. L'EPO in pratica lavora per e con le organizzazioni nazionali di protezione delle piante, quelle che chiamiamo le NPPOs, che per l'Italia, come sapete bene, è il Servizio Fitosanitario Nazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Dunque, per tornare dunque alla nostra test, questa dottora Fujiperda della regione EPO, che come abbiamo capito dalle presentazioni precedenti, varie sono le aree in Europa che possono essere adatte all'insediamento di questo organismo, in particolare il sud della Spagna, ma anche il Portogallo, l'Italia, come è stato detto, la Grecia, il Cipro, tutto il Nord Africa e anche il Medio Oriente. In Europa sono stimate 4 generazioni all'anno, anche se mi sembra aver capito la presentazione precedente che queste potrebbero essere molte di più. E come abbiamo capito, è un organismo che può causare grossissime perdite, sia in resa che in qualità, in colture come il mais e il riso. Dunque, vi vorrei informare su quelle che sono le prime scoperte del fall armyworm, come si dice in inglese, Scrofula frugiperta, nella regione EPO. La fonte di questa informazione è quello che è il nostro reporting service, cioè il servizio di notifiche della EPO, in cui riceviamo appunto informazioni, notifiche dalle NPPOs e che pubblichiamo appunto e condividiamo con tutti gli altri paesi dell'EPO. Dunque, la prima scoperta è nel 2019 in Egitto. In cui è stata effettuata un'indagine specifica nell'Alto Egitto, che è la parte sud dell'Egitto, in cui sono stati trovati 119 esemplari adulti in due località nella zona di Aswan, e in questo caso è stato trovato in campi di mais. Scodottera frugiperda è stata poi rilevata nel 2020 in Israele. Si sospetta fortemente che sia entrato per diffusione naturale dall'Egitto. C'è arrivata una segnalazione nel giugno 2020 nel sud di Israele, nel Medio Oriente occidentale, e in luglio dello stesso anno al nord di Israele, nella valle del Shan. Anche in questo caso in campi di mais. Va detto che i danni sono soltanto minori. Sono state effettuate misure di controllo da questo paese, misure di controllo ufficiale, in particolare trattamenti di insetticidi e al tempo stesso le indagini sono state intensificate. Nel settembre 2020, Fall Armyworm è stato trovato in Giordania, di nuovo in campi di mais, in un'area piuttosto limitata, e anche in questo caso nessun danno significativo. Allora, queste erano le tre, diciamo, scoperte, diciamo, reporting ufficiali. Quello che però mi piacerebbe anche condividere con voi è il fatto che comunque Fall Armyworm è stata rilevata anche in Siria. Per il momento non è una comunicazione ufficiale che abbiamo ricevuto, ma la fonte è un articolo scientifico che è stato pubblicato nell'Eppo Bulletin, il titolo appunto First Record of Fall Armyworm in Siria, che è stato pubblicato da vari ricercatori, di cui uno vedo che è del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Bari. Quindi Fall Armyworm, si può dire, è stato trovato anche in Siria. E proprio un'informazione che ho ricevuto proprio ieri, con questa slide inserita all'ultimo momento, è che Fall Armyworm è anche in Spagna, in particolare nelle isole Canarie. C'è un articolo pubblicato che riporta questa osservazione e la NPPO della Spagna ha potuto confermarci questa informazione proprio ieri. Dunque, vorrei spendere qualche parola sulla categorizzazione EPO del Fall Armyworm. Dunque, questo organismo è incluso nella lista EPO A1. In pratica, come sapete, l'EPO ha due liste di organismi raccomandati per la regolamentazione,
le crisi di quarantena, la 1, quella in cui che lista gli organismi assenti, e la A2, quelli presenti ma non largamente diffusi, diciamo quelli solo localmente presenti. Dunque, per il momento Fulani-Won è ancora classificato nella A1, quindi ripeto, un organismo assente dalla regione EPO, un organismo non insediato. Comunque, come si può immaginare, queste liste, la lista 1 e la 2, vengono continuamente riviste dalla EPO. Abbiamo, come dicevo, il gruppo di lavoro sui regolamenti fitosanitari che si occupa di questa revisione, in cooperazione con dei panel, con esperti nominati dalle NPPO, che rivede ciascun anno, e quindi ogni anno queste liste. E quindi posso forse già anticipare che alla prossima riunione del Working Party, che avverrà a giugno, forse lo statuto di questo organismo, potrebbe essere modificato. Dunque, non posso non menzionare anche la categorizzazione che viene a livello dell'Unione Europea. Come probabilmente sapete, questo organismo è incluso nella lista degli organismi di quarantena dell'Unione Europea. Esiste una decisione di esecuzione, la 638, pubblicata nel 2018, che istituisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo attivo prodotto da FIGEPERTA. Questa decisione include una serie di misure temporanee che sono messe in atto nell'Unione Europea e in Italia, come ben sappiamo, che include indagini di rilevamento obbligatorie, requisiti specifici per l'informazione, certificati fitosanitari per prodotti specifici. Quali sono le challenge e i rischi fitosanitari per la regione EPO? Insomma, l'abbiamo già ripetuto precedentemente, i relatori precedenti l'hanno già menzionati. Solo per la FIGEPERTA ha una forte capacità di volo, fino a 100 km a notte, con gli esperti. Il percorso, diciamo, di diffusione naturale è un percorso che può essere verificato solo attraverso il controllo nei paesi vicini, e non c'è nessuna possibilità di impedire l'ingresso attraverso la dispersione naturale. L'altro percorso è quello del... Valerio, scusa, prova magari ancora a avvicinarti un po' di più dal microfono, grazie. Ah, scusa, piano piano mi sono allontanato. Allora, come diceva la dottoressa Gargani, appunto, anche il commercio è un percorso che bisogna tenere assolutamente sott'occhio, in quanto Spodoptera fugiperta può essere introdotto nel commercio di piante, ma anche al contaminante delle merci. Abbiamo dati pubblicati dalla Commissione Europea, dalla DG-Sante, la DG Salute e Sicurezza Alimentare, che ci dice che sono in aumento le intercettazioni di questo organismo. Abbiamo larve intercettate in Europa su ortaggi, frutti, piante ornamentali, erbacee importate dall'America. È stato visto che adulti possono viaggiare come clandestini sui voli internazionali. Masse di uova sono state trovate in varie parti degli aerei provenienti dall'America centrale e dall'America meridionale. Dunque, per concludere questa presentazione, vorrei ricordarvi quali sono quelle che sono, diciamo, le risorse che vengono offerte dall'EPO per i suoi paesi membri. Allora, in Global Database abbiamo disponibile quelli che chiamiamo i data sheets. Sono pratiche schede tecniche che vengono revisionate. Stiamo, per una parentesi, in questo momento abbiamo un grosso progetto di revisione di tutte le nostre schede tecniche, e Spodoptera fugiperta è stata aggiornata e riveduta proprio l'anno scorso, in cooperazione con l'esperta dell'Università di Firenze, la dottoressa Panzavolta, che ci ha aiutato a mettere a giorno questa scheda tecnica, che è appunto disponibile sul Global Database, logicamente cercando che Spodoptera fugiperta, la potete trovare facilmente, il link è qui in questa slide. Ho già nominato il reporting service, in pratica tutti gli articoli, quindi riferivo su Egitto, Giordania, Israele, sono tutti reperibili in questo servizio, sta facilmente trovabile sul sito dell'EPO.
Vorrei ricordare che l'EPPO offre anche una piattaforma di tutte le PRI disponibile e sotto la sedia aperta potete trovare il link al PRI, in particolare quello dell'EFS, che è stato pubblicato nel 2018. L'EFS ha anche prodotto dei poster, dei template, dei modelli di poster per la sensibilizzazione. Ne abbiamo prodotto uno dedicato a Spodoptera frugiperba, che vedete in alto a destra di questa slide. E per ultimo, insomma, è stato citato dalla dottoressa Gargani, EPPO produce protocolli diagnostici, in particolare quindi vorrei ricordarvi il protocollo diagnostico numero della serie PM7 numero 124, che include Spodoptera frugiperba insieme alle altre due specie, Spodoptera littorale, Spodoptera natura e Spodoptera iridiana. Abbiamo sul nostro sito una pagina dedicata al foro Honeyworm che appunto riassume tutte queste risorse che l'EPPO offre. E con questo ho concluso e Mariangela ti restituisco la parola. Grazie mille Valerio dell'interessante rassegna di tutti gli strumenti che EPPO mette a disposizione del vostro lavoro. E adesso passerei la parola al professor Giglioli. Gianni, se mi senti, se vuoi condividere lo schermo mentre ti presento. Allora, professor Gianni Giglioli, professore in entomologia generale applicata presso l'Università di Brescia, è responsabile del laboratorio AgroFood, ha quasi 30 anni di esperienza nello sviluppo di metodologie quantitative a supporto dei processi decisionali per la gestione delle popolazioni, ecosistemi e sistemi socio-ecologici. È esperto nella salute delle piante presso EFSA dal 2009 e ha contribuito attivamente a più di 100 pareri scientifici sui rischi che i parassiti delle piante rappresentano per le piante e i prodotti vegetali dell'UE. E abbiamo chiesto al professor Giglioli di parlarci dello sviluppo di uno strumento per l'analisi e gestione del rischio di Spodoptera frugiperba. In particolare ci aspettiamo da lui informazioni che per noi sono veramente preziosissime riguardo alla possibilità che Spodoptera frugiperba possa possa insediarsi nelle nostre aree e quanto sia la sua capacità di dispersione nei nostri territori. Quindi a te la parola Gianni, grazie. Sì, grazie Mariangela, buonasera a tutti. Allora sì, come diceva Mariangela, lo scopo della mia presentazione è quello di presentare dei risultati di un'analisi basata sulla modellistica relativa a cosa ci aspettiamo possa accadere in Europa. Allora, il punto di partenza è stato un articolo pubblicato proprio poche settimane fa su Mathematical Biosciences, in cui facciamo una prima esplorazione sulla dinamica di popolazione di Spodoptera e ci siamo chiesti, a partire da questo modello che in realtà aveva un comportamento molto realistico, se questo insetto può stabilirsi in Europa, la prima domanda. La seconda domanda, se dove eventualmente potrebbe stabilirsi, con quale abbondanza, quali sono i pattern di dinamica di popolazione che ci aspettiamo in Europa, e poi un'altra domanda importantissima, perché non c'è soltanto l'establishment, c'è anche il fatto che questa specie può dare origine in virtù anche della sua capacità di movimento e della variabilità stagionale della meteorologia in Europa, della temperatura in particolare, se la specie può dare origine a popolazioni transienti e poi anche se queste popolazioni transienti costituiscono un rischio effettivo per le colture in Europa. Allora, quando uno fa un modello ha bisogno di dati biologici che vengono dalla letteratura, da pubblicazioni relative alla biologia di base dell'insetto, ma anche di dati di dinamica. E per questo ci siamo riferiti alle pubblicazioni internazionali, focalizzando l'attenzione in particolare sul Centro America e gli Stati Uniti, dove la qualità dei dati è spesso migliore di altri report che abbiamo consultato. Abbiamo quindi definito un dataset per la stima dei parametri che evidentemente manifesta una notevole variabilità. Appunto, memore della mia esperienza in EFSA, abbiamo pensato che un modello per prevedere un rischio debba tener conto adeguatamente dell'incertezza.
Da dove deriva questa incertezza? Dal fatto che il numero di generazioni che osserviamo può essere diverso, le abbondanze stesse possono essere molto variabili, ci possono essere fattori di controllo biotico esogeno dei nemici naturali, dei fattori di controllo densità dipendente della specie, ma anche un dialogo complesso con le caratteristiche della climatologia locale. E guardate per esempio in questa situazione, noi siamo in Florida, noi sappiamo che il confine dove la specie può stabilirsi d'inverno, cioè quindi sopravvivere l'inverno, è molto variabile da stagione a stagione e anche il pattern evidentemente è molto diverso da zone della Florida stessa dove per esempio la specie si stabilisce tutto l'anno. Quindi siamo di fronte a una massa di dati molto ampia, altrettanto complessa e comprendere e tradurla in numeri è un esercizio molto difficile e deve utilizzare strumenti adeguati. Quali sono questi strumenti adeguati? Sono dei modelli che noi chiamiamo a base fisiologica che consentono di rappresentare in una dinamica una serie di regolazioni e di processi biologici di base. Innanzitutto abbiamo l'influenza delle variabili ambientali sui processi di base della dinamica di popolazione, che sono lo sviluppo, la mortalità e la fecondità. Per ciascuno di queste tre componenti delle strategie dei cicli di vita, noi abbiamo cercato di esprimere le risposte della specie in funzione del driver ambientale principale, che è la temperatura. E questo l'abbiamo fatto a partire da dati di laboratorio. Per quanto riguarda la fecondità, siamo anche in grado di definire il numero di uova che la specie può deporre in funzione non soltanto della temperatura, ma anche dell'età fisiologica. Viene il secondo step, cioè in che modo la specie risponde alle condizioni biotiche e ambientali e quindi in che modo intervengono le regolazioni della riproduzione, per esempio nell'adulto, dipendenti dalla densità, o della mortalità, dipendenti da fattori esogeni, un controllo biologico per esempio, oppure da densità dipendenza e quindi conflitto, diciamo competizione tra le larve. Abbiamo cercato di introdurre tutti questi aspetti nel nostro modello a base fisiologica e abbiamo cercato anche di rappresentare l'incertezza che stimiamo. Come abbiamo stimato questa incertezza? Abbiamo selezionato 65 località diverse con altrettante dinamiche e abbiamo cercato di fare un best fitting di ogni località. A questo punto abbiamo considerato la variabilità nei parametri come una stima della incertezza dovuta alle varie sorgenti che ho definito prima, sia sulla mortalità sia sulla fecondità. Abbiamo anche considerato che le abbondanze che la specie esprime in ciascuna località possono essere diverse e raggruppabili in termini di categorie basse, medie e alte. Sulla base di queste analisi abbiamo definito delle distribuzioni di incertezza dei parametri, che sono quelle che utilizzeremo poi per fare gli scenari di analisi del rischio. Abbiamo disegnato 27 scenari che considerano le tre classi di abbondanza e una serie di combinazioni per i parametri biologici che tengono conto di situazioni mediane o di casi estremi, diciamo a noi favorevoli o a noi sfavorevoli, i best e worst case scenarios. Abbiamo lavorato con un dataset climatico per l'intera Europa, il Cordex, e abbiamo fatto due tipi di simulazioni. Simulazioni su un grigliato che ci permetta di capire se è possibile lo stabilirsi della specie in Europa e poi simulazioni su singole località per vedere se la specie può dare origine a popolazioni locali transienti. Questi i risultati. Allora, abbiamo considerato, facciamo vedere soltanto una parte dei casi. Questo è il caso mediano, l'abbondanza intermedia e il quantile 50 e 50 dei parametri biologici. Vedete che la specie si stabilisce in Sud Europa, ha una distribuzione strettamente costiera, con abbondanze diverse a seconda di dove ci troviamo e quindi del clima locale. Variabili comunque da 4 a 18, questi sono il numero di individui per trappola normalizzati, cioè diciamo rapportati al classico modalità di campionamento che è stata utilizzata nei siti che abbiamo considerato per stimare i parametri. Vediamo un po' gli estremi. Cosa succede se consideriamo il best case scenarios?
La classe di abbondanza è quella ridotta, come se ci fosse cioè meno disponibilità di risorse per la specie, e un'elevata mortalità e un'elevata densità di pendenza. In questo caso i punti dove la specie si può stabilire diminuiscono in maniera considerevole, così come diminuisce anche l'abbondanza che troviamo in questi punti. Viceversa, nel worst case scenario, aumentano i punti dove la specie può stabilirsi, in ogni caso sempre circa un Mediterraneo, anche se ci sono questi punti che risentono del clima atlantico, è evidente da questa distribuzione che un ruolo chiave lo svolge il ruolo che le masse d'acqua, i mari, hanno nel mitigare i climi invernali. Questo lo sapevamo anche da altri studi presenti in America e non solo. E nel worst case scenario non soltanto aumentano punti, ma aumenta anche l'abbondanza. Arriviamo fino a 175 adulti per trappola, per settimana. Che caratteristiche ci aspettiamo nella dinamica di popolazione? Vedete, questo è uno dei best fitting che abbiamo fatto con l'approssimazione delle dinamiche osservate, che sono queste qui che vedete in arancione, con quelle simulate, che sono quelle in blu. Questo è un sito dove la specie è stabilita, Palm Beach in Florida. Il comportamento è ben approssimato dal nostro modello e estrapolando la situazione in un sito dove ci aspettiamo l'establishment in Europa, cioè Agrigento in Sicilia, osserviamo che le abbondanze diminuiscono in modo importante, diminuiscono anche il numero di oscillazioni, nonostante ciò però abbiamo più di una generazione per anno. Vediamo un po' meglio cosa accade invece delle popolazioni transienti. Ricordo, sono 5 le località che abbiamo considerato. Agrigento, che non è transiente in senso stretto, ma poi vi spiego il perché è importante considerarla. Terracina, clima mediterraneo ma meno caldo. Ghedi, qui in provincia di Brescia. Scusate, io sono in provincia di Brescia, Università di Brescia. Poi 2 località maidicole, cioè sedi di produzione importante di mais dell'Europa centrale, che sono Walville in Francia e Engelsberg in Germania. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ipotizzato che la specie arrivi con ondate successive, quindi con un gruppo di individui migranti, supponiamo 5 individui migranti adulti, o il 1° aprile, o il 1° giugno, o il 1° agosto, e abbiamo cercato di seguire, sulla base delle dinamiche effettive climatologiche presenti, quale potrebbe essere il tipo di impatto che osserviamo. Ci siamo collocati nella classe intermedia, cioè abbondanza media e quantili dei parametri 50-50. Solo in Agrigento riusciamo ad avere una popolazione transiente, nel caso ci fosse la possibilità di una colonizzazione, che si stabilisce già a partire dal 1° aprile. Quindi le buone primavere, diciamo il buon clima primaverile di Agrigento consente di stabilirsi le popolazioni fin dalla primavera. Viceversa, negli altri casi, anche a Terracina osserviamo questo, mentre in Francia e in Germania questa prima oscillazione dovuta a una colonizzazione precoce non è osservata. Non solo, nel passaggio da Agrigento a Engelsberg osserviamo anche una diminuzione considerevole dell'abbondanza, passiamo dai 100 individui di picco di Agrigento fino ai 15 in Germania. È chiaro quindi come le popolazioni transienti sono possibili in molte zone dell'Europa, non solo meridionale ma anche centrale. È anche chiaro che il clima gioca un ruolo fondamentale, il clima locale, nel determinare il pattern di dinamica e anche i potenziali impatti che ci aspettiamo. Cosa succede a Ghedi nel caso in cui teniamo in conto non solo del clima ma anche dell'incertezza? Confrontiamo il best case scenario con il worst case scenario e consideriamo anche il caso intermedio. Bene, le oscillazioni di popolazione sono relativamente simili, ma vedete la grossa differenza che abbiamo in termini di abbondanza. Quindi l'incertezza giocherà un ruolo importantissimo in termini del possibile impatto. E incertezza vuol dire che ancora non possiamo dire di preciso quale sia lo scenario più probabile che ci possiamo aspettare, ma è chiaro che in ogni caso ci aspettiamo popolazioni che possono essere relativamente rilevanti in termini di impatto durante la stagione estiva, anche se arrivano, diciamo, piuttosto tardi, come il 1° di giugno.
Allora, le conclusioni a cui siamo giunti in questa esplorazione della modellistica, che però, insisto, sono basate su una mole di dati considerevole, tengono anche in conto le incertezze che questi dati intrinsecamente contengono. Il modello mostra che l'Europa possiede condizioni climatiche per l'insediamento della specie. Le aree costiere del sud Europa sono le più idonee per l'insediamento e questo è dovuto essenzialmente al controllo che la temperatura ha nella sopravvivenza invernale. Nello scenario peggiore anche alcune località dell'entroterra possono essere colonizzate, particolarmente in Spagna e in Italia. In Portogallo invece probabilmente il clima non è sufficientemente caldo e le abbondanze che si raggiungono sono considerevoli, raggiungono anche livelli che sono considerati medi nelle zone in cui è established in America. Le dinamiche di popolazione che ci attendiamo abbiamo osservato fino a 3-4 generazioni con una partenza ovviamente un po' più ritardata per problemi climatici e anche un calo importante verso la parte finale dell'autunno e dell'inverno se confrontiamo le zone mediterranee con quelle intertropicali che abbiamo anche usato per stimare i nostri parametri. La specie può dare origini a popolazioni transienti e questo è un importantissimo risultato perché diciamo gran parte dell'Europa è a rischio. Sebbene questo rischio è molto dipendente dalle situazioni locali e anche da quando eventuali inoculi possono arrivare. Per concludere, possiamo dire che il modello che abbiamo sviluppato possa rappresentare un utile e importante strumento sia per quello che riguarda il Pest Risk Assessment e anche per guidare gli aspetti del management, sia per quello che concerne la sorveglianza, i piani di prevenzione o anche scenari di risposta, ma il modello fornisce anche una possibilità di descrivere in modo puntuale la dinamica di popolazioni insediate o transienti finalizzato al loro controllo. Grazie. Grazie mille Gianni, veramente un lavoro molto importante per noi che ci dobbiamo che ci occupiamo di programmazione, di gestione del rischio, quindi veramente molto molto importante. C'era il collega di EFSA che aveva una domanda per Valerio riguardo all'informazione bomba che ci ha dato prima, cioè alla segnalazione in Spagna, quindi se Ignazio vuole fare lui la domanda e Valerio vuole rispondere. Sì, grazie Mariangela. No, era semplicemente per avere qualche informazione in più, anche perché non ho sentito forse bene la descrizione della segnalazione. Ho visto online l'articolo del 2020 in spagnolo, ma mi chiedevo se ci poteva essere anche un paio di informazioni in più su questa segnalazione. Mi pare ancora non ufficiale, diceva Valerio. Prego Valerio. Sì, dunque sì, come dicevo, dunque l'EPA ha trovato l'informazione dunque della presenza di spodumi. Scusa Valerio, chiedo all'ospite Vighi se per favore stacca la telecamera, se riuscite a staccare tutte le telecamere. Ah, io l'ho prego, messa, Valerio. La tolgo? Anch'io la tolgo? No, tu no, Valerio, prego. Ok, no, dicevo sì, l'EPA aveva ricevuto un articolo che segnalava la presenza di Scodoptera vigiperta nelle Canarie, quindi abbiamo contattato il Ministero dell'Agricoltura della Spagna che ci ha confermato proprio ieri che è stata segnalata Scodoptera vigiperta nelle Canarie. Allora, posso dare qualche informazione in più? Hanno effettuato numerose indagini su tutte le isole della Canaria, delle Canarie, questo in febbraio 2021, proprio il mese scorso, usando delle delta traps e due tipi di feromoni diversi. Hanno effettuato delle indagini su 128 punti, su tutte le isole, ripeto, e confermano quindi la presenza dell'organismo su tutte le isole delle Canarie. La loro ipotesi è che sia stato introdotto dai forti venti che soffiano dall'Africa verso le Canarie, possono raggiungere fino a 100 km orari,
È stato rilevato su mais, questa è un'informazione importante perché come vediamo è sempre una costante, diciamo tutte le nostre segnalazioni che si prodotte da Cogiperto nella zona della EPU è sempre rilevata solo soltanto su mais. Hanno proprio specificato che su altre colture, quali peperoni, pelargonium e dianthus, non è stato trovato. Niente, poi l'altra informazione ci hanno dato che il mais è comunque utilizzato nelle Canarie per l'autoconsumo fresco e non è destinato all'esportazione. Queste sono le informazioni che possiedo. Grazie mille Valerio e grazie Mariangela per aver tenuto la domanda. Se posso fare una brevissima follow-up, una domanda, se ho capito bene è stato intercettato come adulto nelle trappole ma anche allo stadio larvale nei campi di mais? Ah, purtroppo se sono larve o adulti questo non lo so, presumo adulti. Ok, grazie mille. Sì, grazie Valerio. Ci tengo a sottolineare una cosa molto importante nel nostro campo, che finché lo Stato interessato, l'organizzazione, l'NPPO come vengono chiamate, l'organizzazione competente per la salute delle piante, dello Stato in cui è segnalata la segnalazione, non conferma, non può essere considerata una segnalazione ufficiale, quindi immagino che a breve verrà segnalato, quindi verrà trovato sul sito IPPC, sull'Eurofit Notification dell'Unione Europea, la segnalazione anche della Spagna. Questo vale anche per la Siria, diciamo che per la Siria ci sono altre condizioni che magari rallentano sicuramente il caricamento ufficiale della segnalazione. A questo punto io ribadisco ancora al signor Vighi se può togliere la telecamera. Noi cominciamo con quella che viene chiamata tavola rotonda. Volevo iniziare a presentarvi gli ospiti così vediamo se ci sono tutti. In particolare abbiamo Bruno Faraglia, ecco qua, grande onore Bruno Faraglia, che è il responsabile del Servizio Fitosanitario Nazionale. Sono molto contenta di averlo tra di noi. Il Servizio Centrale ha organizzato con noi questo evento. In questi giorni è molto molto impegnato, adesso si sta un pochino rilassando, perché comunque è reduce di aver fatto approvare i nostri 4 decreti legislativi in attuazione del nuovo regime fitosanitario. Del resto nel 2017, quando abbiamo celebrato a Milano i 100 anni del servizio fitosanitario, gli avevamo dato una targa dicendo: sei il nostro condottiero, vai e portaci verso il nuovo regime. Quindi questo traguardo è stato raggiunto e sicuramente non è un traguardo, è una partenza, perché dobbiamo poi implementare tutto un nuovo sistema, e quindi adesso poi ti farò anche la domanda su questa parte qua. Lui è il primo relatore, poi abbiamo Lorenza Michelon, tecnico presso il servizio tecnico del Condifesa Lombardia Nord-Est dal 2008 e coordina la consulenza tecnica presso le aziende associate attraverso il monitoraggio delle principali problematiche fitosanitarie del mais, anche della frutta e della vite, e la pubblicazione dei bollettini di difesa integrate. Da anni collabora con noi, col Servizio Fitosanitario della Lombardia, per le indagini sugli organismi nocivi da quarantena e collabora anche con numerosi enti, università, scientifici e università. Poi abbiamo con noi anche Marco Romani, responsabile del Dipartimento di Agronomia e Difesa del Centro Ricerche sul Riso, che ha la responsabilità del coordinamento del servizio di assistenza tecnica, che comprende una rete di 12 tecnici distribuiti su tutto il territorio risicolo nazionale, impegnati in attività di ricerca applicata, in monitoraggi e divulgazione delle informazioni. Dovremmo avere Andrea Azzoni, se mi conferma Andrea che c'è, che è il nostro dirigente che ha avuto qualche problema. Ci sono, ma purtroppo non mi vedete perché la telecamera non va, dovete accontentarvi della voce. Ok, quindi abbiamo anche un sacco di problemi. Che è dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, comunque lui è dirigente di un UOS, si occupa di tantissime cose, dai nitrati all'ambiente, però ha una sensibilità particolare per il Servizio Fitosanitario per noi, e quindi oggi è con noi in questa tavola rotonda. Poi abbiamo invitato Stefania Meloni,
che è un agronomo con un dottorato in biotech da più di 15 anni nel campo regolatorio, per anni è stata basata a Bruxelles, per poi circa 7 anni la sua area in scope è stato il territorio africano, poi è passata alla Global Regulatory Policy Manager e ora è responsabile per l'Italia del Regulatory Public Affairs e Sostenibilità per la divisione agro di BASF Italia e oggi è qui in rappresentanza di Agrofarm e Federchimica. Poi abbiamo Davide Mosconi, Business Development Manager in Serbios, in rappresentanza di IBMA Italia, che sta per, un acronimo che sta per International Biocontrol Manufacturing Association, che raggruppa tutte le piccole e medie e grandi aziende del settore del biocontrollo. IBMA promuove l'utilizzo dei mezzi tecnici per un'agricoltura a basso importo di input, per il contenimento delle problematiche biotiche e abiotiche che possono compromettere le produzioni. Quindi, come vedete, abbiamo cercato di invitare colleghi, in particolare, abbiamo organizzato questa tavola rotonda insieme al Ministero e ai produttori lombardi o comunque produttori interessati al mais e al riso, che sono le due colture maggiormente molto invece sensibili a questo nuovo organismo nocivo. E poi abbiamo invitato anche i produttori di mezzi tecnici per capire come poterci muovere se dovesse arrivare questo parassita. Quindi darei subito la parola a Bruno, al dottor Faraglia, e chiederei al dottor Faraglia, la nota di cui parliamo oggi è solo una di una lunga lista di organismi nocivi che potrebbero arrivare in Italia e creare danni al nostro ambiente e al nostro sistema produttivo. Il servizio fitosanitario si è recentemente ristrutturato. Cosa è stato pensato per poter affrontare al meglio le situazioni di emergenza? A te la parola, Bruno. Bruno, devi togliere, sei muto. Scusate. Okay. Grazie Mariangela, innanzitutto complimenti per la splendida iniziativa, ce la siamo organizzata molto bene, ma visto che tu sei stata artefice poi di tutta l'operazione, complimenti, ottime relazioni, credo che è stato fatto il punto su un importante organismo nocivo con cui dobbiamo fare i conti da ora per il prossimo futuro, e questo è praticamente certo. Purtroppo non è il solo, gli scambi sempre più veloci, anche se quest'ultimo anno purtroppo abbiamo subito un rallentamento che non ci saremmo aspettati dovuti al Covid, ma appena passata questa partita gli scambi riprenderanno a ritmi molto consistenti, e non solo scambi di piante, ma scambi di persone, di cose che non sono piante, ma su cui possono essere veicolati organismi nocivi per le piante. Noi purtroppo siamo in una situazione come Italia in cui stiamo vivendo nel paese oltre 20 emergenze fitosanitarie, tutte dovute a nuove introduzioni di organismi nocivi, e ci aspettiamo, così come se lo aspetta tutta l'Unione Europea, un incremento di queste introduzioni. Quindi la soluzione del servizio fitosanitario è, a mio avviso, utilizzare sostanzialmente tre strumenti principali. Uno è il controllo alle introduzioni, quindi ai punti di entrata, il più efficace possibile, ma sappiamo che non è risolutivo. Il secondo è una sorveglianza costante del territorio che ci permette di scoprire una nuova introduzione il più presto possibile, e il terzo un efficace sistema di gestione dei focolai, del contrasto all'organismo nocivo e sostanzialmente di impedire la sua diffusione. Tutto questo è stato un po' l'oggetto di quello che tu hai annunciato, che è la riorganizzazione del servizio fitosanitario. Il decreto 2 febbraio 2021 numero 19, che è proprio la riorganizzazione del servizio centrale,
è stato incentrato, come sai, sulla ridefinizione di una catena di comando, la riorganizzazione delle strutture del servizio, proprio con un focus particolare nella gestione delle emergenze e dei focolai sul territorio nazionale, e in ultimo la creazione di tutta una serie di strumenti che permettano un'efficace verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero sistema di protezione delle piante. Grazie mille Bruno. E a Lorenzo invece volevo chiedere, il Condifesa Lombardia Nord-Est da anni collabora con il servizio fitosanitario per il monitoraggio di nuovi organismi nocivi, compresa questa Noctua. Secondo te qual è l'atteggiamento dei produttori nei confronti di queste nuove problematiche fitosanitarie? Prego Lorenza. Sì, buongiorno anche da parte mia e complimenti per le interessanti relazioni. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento di quello che è la percezione del rischio legato a organismi di nuova introduzione anche da parte degli agricoltori, perché nell'ultimo decennio e poco più abbiamo assistito comunque a introduzioni di organismi che sono stati e che sono tuttora particolarmente nocivi e che dalla parte agricola vengono visti e vengono percepiti in prima persona. Un po' penso, andando più indietro, alla diabrotica restando sul mais, ma poi la Drosophila Suzuki fino ad arrivare alle più recenti Popillia japonica e cimice asiatica, e ben sappiamo l'entità dei danni, e mi sembra che la Spodoptera diciamo che potrebbe anche potenzialmente superare qualcuna di queste. Il secondo motivo è dovuto a un concetto un po' più ampio, un po' più generale, è legato al diverso approccio che l'imprenditore deve avere, l'imprenditore agricolo, che adesso ormai si chiama imprenditore agricolo, proprio perché gli viene richiesto di avere delle competenze, delle conoscenze maggiori rispetto a quelle di prima. Rimane fondamentale apportare e affiancare gli agricoltori in queste nell'aumento di queste conoscenze e nell'applicazione di tutte quelle che possono essere le migliori strategie di contenimento per queste problematiche, strategie di contenimento che sappiamo devono essere di un approccio integrato. Non abbiamo più a che fare con un unico strumento di lotta, sappiamo che ne servono più, devono essere integrati tra loro, e a maggior ragione da questo punto di vista l'agricoltore deve avere ancora più conoscenze anche dal punto di vista delle strategie di lotta. Grazie mille Lorenza. Marco Romani, il settore risicolo purtroppo di recente in Lombardia e Piemonte ha dovuto affrontare le conseguenze dell'introduzione accidentale dell'insediamento del nematode galligeno Melodogine graminicola. Quindi ti chiedo, alla luce di questa esperienza, quali sono i fattori chiave su cui poggia una pronta ed efficace risposta di tutto il sistema? Sì, grazie Mariangela, e anch'io mi associo ai complimenti per l'iniziativa. Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo, vedo che hai il riso insieme al mais, è ancora tra i principali, diciamo, culture soggette anche a questo temibile peste. E l'accertamento precoce, come è stato anche prima accennato, è sicuramente fondamentale su questo forse avere un ente istituzionale dedicato a una cultura specifica è di aiuto, però si responsabilizza. Ho visto dalle proiezioni che insomma alcune zone litoranee sono le più esposte, abbiamo riso anche in queste zone, ricordiamo l'Oristanese, il Porto Tolle, dove tra l'altro abbiamo già segnalato nel 2002 un pest armyworm, vittima unipunta, quindi abbastanza comune, abbastanza simile, segnalata dal volo di uccelli, di starne comuni. E certo, la rete di tecnici è importantissima, il collegamento con i fitosanitari.
Ecco, il servizio fitosanitario ha dato i risultati molto buoni sul controllo di meleidogine. Il secondo aspetto che vorrei così citare è la sperimentazione applicata. Il controllo delle avversità biotiche oggi è molto più complesso rispetto al passato. Abbiamo dei target di tutela ambientale molto più stringenti, abbiamo una carenza di disponibilità di mezzi chimici. I mezzi chimici sono anche molto più professionali, molto più, diciamo, sofisticati per il loro utilizzo. Il mezzo agronomico deve essere anche adattato a molteplici vincoli e percorsi di scelta da parte dei produttori, quindi è molto importante conoscere il territorio e pianificare le eventuali misure di controllo in maniera specifica, come è stato tra l'altro per il nematode, no? Sappiamo che tra Piemonte e Lombardia i percorsi, le indicazioni che si rilasciano sono un po' diversi perché il territorio è diverso. Quindi questi due aspetti, accertamento precoce, il controllo del territorio, avere sotto controllo una filiera, è sicuramente l'arma tra le misure più pronte ed efficaci per una buona risposta. Grazie, grazie mille Marco. Adesso chiederei ad Andrea Azzoni, quindi Andrea, mi confermi che ci senti? Ci sono. Ok. Considerata l'importanza di mais e riso in Lombardia, quali azioni sta mettendo in campo il Servizio Fitosanitario Lombardo per prepararsi ad un'eventuale introduzione del parassita? Prego Andrea. Grazie, intanto ripeto, mi dispiace, non riuscite a vedermi, non perdete nulla, però è importante che la mia voce arrivi. Oggi è proprio la giornata classica da teoria di Murphy. Intanto ringrazio anch'io te, complimenti per l'organizzazione, la conduzione dell'incontro, e scusate se faccio i complimenti in casa mia, quindi un po' di partigianeria in questo caso. Ma allora, non è una cosa nascosta il fatto che il nostro servizio è molto sensibile al tema, dato anche l'impatto che potrebbe avere l'introduzione di Spodoptera in Lombardia, dove naturalmente si trova uno dei suoi alimenti preferiti dal momento che siamo i primi produttori italiani di mais. Quest'anno, guardando i censimenti e le rilevazioni, insomma, grosso modo confermiamo la superficie di circa 330.000 ettari. E comunque quest'anno Otua, preferendo le poacee, ma attaccando anche numerose altre piante, potrebbe causare danni non solo sul mais, ma anche appunto su altre coltivazioni, frumento, soia un po' meno perché ne abbiamo sempre di meno, però insomma è stato citato il riso, il sorgo e anche diverse altre categorie di vegetali, tra cui anche gli ortaggi. Noi come servizio fitosanitario, basandoci sull'analisi del rischio, abbiamo iniziato il monitoraggio di questo parassita già dal 2017, quindi in anticipo rispetto alla decisione europea. Dal 2017 in poi, quindi, la Spodoptera è entrata nei nostri piani di indagine e nei programmi delle giornate di formazione, che appunto, come vedete, organizziamo anche per i tecnici che effettuano le indagini, quindi anche per i nostri tecnici, gli ispettori, gli agenti del servizio fitosanitario e anche la platea dei soggetti che collaborano con noi come contractors, in particolare nelle indagini su mais. Quindi su questo tema ci siamo dentro fino al collo e, come sa bene Bruno Faraglia, la Lombardia è referente nazionale per questo organismo nocivo, e abbiamo guidato il gruppo di lavoro che ha portato alla stesura del piano di emergenza nazionale, che francamente, anche con un po' magari di anticipo sulla comparsa vera e propria, speriamo venga approvato a breve. Quindi diciamo che anche il motivo di questo incontro in fondo è proprio questo, cioè che dobbiamo sempre di più prepararci, organizzando anche con la rete dei tecnici e degli esperti, e in particolare i tecnici dei settori del mais e del riso per quel che ci riguarda, per cominciare a trasmettere le informazioni che
devono fluire dalle nostre, dai nostri primi lavori e da quello che dai lavori preparatori anche di quello che sarà, quindi della programmazione, dei piani del piano d'emergenza, eccetera, perché a nostro parere occorre prepararci al meglio, perché insomma la probabilità o comunque il caso di doverci confrontare con questa pericolosa nottua è dietro l'angolo, e quindi questo oggi per noi è una priorità, quindi è uno step per noi che sarà il primo di diversi altri che immagino insieme cercheremo di organizzare. Grazie, grazie Andrea. Stefania Meloni, chiedo, sappiamo che For Army Warm ha iniziato a diffondersi a livello globale, soprattutto nel continente africano. Che tipo di supporto può fornire l'industria in questo senso e quali sono gli errori da evitare nel caso in cui questo parassita dovesse arrivare anche in Italia? Eccomi. Grazie Mariangela, ovviamente mi unisco ai complimenti di tutti, veramente una bellissima organizzazione strutturata nel modo migliore, quindi complimenti alla Regione Lombardia, in particolare a te Mariangela. Il ruolo dell'industria, investe ingenti risorse per portare nuovi prodotti sul mercato che portino le soluzioni per gli agricoltori, per la protezione delle colture. E basti pensare che tendenzialmente di media le industrie dell'agrobusiness investono il 6% dell'intero fatturato e circa il 12% delle risorse umane sulla parte di ricerca e sviluppo. Quali possono essere i limiti nell'apportare una soluzione? I limiti sono la lunghezza, i tempi necessari per dare delle soluzioni, in particolar modo, come diceva anche prima il dottor Romani, un sistema regolatorio europeo giustamente estremamente stringente e severo, che comporta però anche quindi una limitazione nei tempi, nelle autorizzazioni dei prodotti dovute a un'adeguata e giusta valutazione del rischio nell'applicazione dei prodotti. È necessaria sicuramente una strettissima collaborazione a livello nazionale, a livello europeo, ma come abbiamo visto dalla presentazione dell'EPO, di tutti i territori limitrofi, soprattutto al Sud Europa in questo caso, da cui l'insetto può provenire. Quindi come industria e in particolare come agrofarma, noi vediamo che non siamo attori unici, non dobbiamo essere visti come portatori di una nuova molecola e basta, ma e come abbiamo anche più volte stabilito a livello europeo attraverso Crop Life Europe, portare nuove soluzioni che diano soluzioni integrate, che non siano soltanto le sostanze chimiche, ma che includano anche l'agricoltura di precisione, quindi strumenti digitali per il monitoraggio della diffusione e il controllo dell'insetto, strategie di difesa che includano anche i prodotti biologici. Tutto questo sicuramente fatto in strettissima collaborazione con i vari attori, quindi in questo caso in particolare col sistema fitosanitario e ovviamente con le aziende agricole. E come diceva prima dottor Faraglia e poi successivamente la dottoressa, sono più di 20 le emergenze che noi stiamo affrontando in questo momento. Le più gravi forse sono la popilla japonica, la xylella, la cimice asiatica e l'estensione di questi fenomeni è all'occhio di tutti, e i danni che può portare questo insetto alle nostre colture, quindi mais, riso, ma anche soia, che effettivamente in realtà sta estendendo la propria superficie grazie ai prezzi delle commodity, quindi prevediamo un aumento anche dell'estensione delle superfici di soia, perlomeno secondo le nostre analisi. È estremamente importante rimanere connessi ed essere tra i vari attori della filiera e avere un continuo scambio di informazioni ed iniziative. Con grazie. Tutti i limiti degli iter registrativi che abbiamo sia in Italia che in Europa, purtroppo. Sì, certamente. Grazie Stefania. E quindi a Davide Mosconi chiedo, nel progetto FAO molto spazio deve essere
è stato dato alle possibilità di controllo di Falarmirum tramite agenti di controllo biologico. Pensate che nel caso il parassita arrivi anche da noi, vi sarà la stessa attenzione? State già lavorando su questo? Allora, intanto grazie, anch'io mi unisco ai complimenti di chi mi ha preceduto. Sicuramente il mondo del biocontrollo è un mondo molto, molto attento, molto dinamico, è un mondo fatto di aziende che fortunatamente sono molto interconnesse e su questo devo dire che c'è già un know-how di conoscenza su questo insetto, anche i colleghi della risicoltura che già applicano il monitoraggio si possono contare ad oggi proprio sul mondo del biocontrollo che ha permesso, grazie alle banche dati feromonali di cui noi abbiamo accesso in tutto il mondo e in tutta Europa per poter monitorare gli insetti, e avendo questo accesso alle banche dati possiamo già da subito individuare quegli strumenti tecnici che speriamo mai di dover mettere in atto, perché proprio la velocità e la voracità di questo insetto metterebbe in difficoltà anche il miglior tecnico e la miglior strategia. Visto che noi parliamo di strategie, non parliamo mai di prodotti, anche la migliore strategia che è possibile e disponibile oggi da parte delle nostre conoscenze. Sicuramente nel mondo ci sono già stati contatti con i colleghi dove Spodoptera Frugiperda è già presente. Possiamo già contare su diversi mezzi tecnici come le tossine di origine naturale estratte dal Bacillus thuringiensis, funghi parassitoidi come Boveria bassiana e Metarhizium anisoplie. Abbiamo anche virus specifici che bisogna capire se possiamo adattare a Spodoptera frugiperda, visto che sono già registrati su Spodoptera littoralis. Possiamo, seguendo il ciclo biologico dell'insetto, andare ad aggredirlo anche nelle fasi di diapausa, quando nel terreno, con nematodi entomopatogeni. Poi dobbiamo valutare a livello territoriale se esistono insetti predatori o parassitoidi che possono sicuramente concorrere nel contenere questo insetto. È una strada sicuramente più difficile, è una strada che richiederà sicuramente competenze. Come chi mi ha preceduto ha detto, che ci vuole proprio una sinergia tra i vari pilastri istituzionali, i servizi fitosanitari che svolgono già il controllo, il monitoraggio e la verifica delle barriere. Quando poi l'insetto vuole insediarsi, possiamo intervenire con gli strumenti e, come dicevo prima, le strategie che dobbiamo applicare. Sicuramente dovremo contare anche su una forte collaborazione delle istituzioni, il fatto di poter accedere alle sostanze che prima vi dicevo, oggi purtroppo non ancora registrate nello specifico su questo insetto, ma grazie anche al lavoro che il comitato tecnico, di cui il dottor Faraglia, che conosco, è a capo e consente anche attraverso gli usi straordinari di poter accedere a queste sostanze, ci consentirà sicuramente di individuare delle strategie adeguate. E sicuramente potremmo avere anche noi un ruolo nel supportare tutta la filiera, ammesso che riusciamo a contenere senza dover agire direttamente sul territorio contro questa problematica, perché la riteniamo veramente una problematica di altissimo livello che deve richiedere la partecipazione di tutti quanti i player presenti sul territorio. Grazie mille, grazie Davide. Bruno, ritorno a te. Quali sono le priorità del sistema fitosanitario, cioè su quali priorità il sistema fitosanitario dovrebbe concentrarsi per poter rispondere in modo efficace alle continue sfide dovute ai parassiti, alle malattie delle piante? Il lavoro è molto complesso, ti chiedo appunto, secondo te quali sono le priorità? E Bruno, il microfono. Scusa, come al solito l'avevo spento per non disturbare. Ti ringrazio per la domanda e devo dire che molto è stato detto dall'intervento che mi ha preceduto. Come sai, la filosofia di riorganizzazione del servizio fitosanitario è stata quella di allargare la gestione per singolo aspetto, quindi una gestione meramente da diciamo quarantena vecchio stile alla creazione di un sistema di protezione delle piante. Per sistema di protezione delle piante significa riuscire a sfruttare
tutte le sinergie possibili. Magari non c'è tempo ora di entrare in tutti i dettagli, ma mi piacerebbe evidenziare alcuni passaggi. Come molti sanno, noi da 5-6 anni abbiamo organizzato un grosso monitoraggio del territorio nazionale cofinanziato dall'Unione Europea e è un primo pezzo, un primo elemento per conoscere l'introduzione di nuovi organismi. Ma non è sufficiente, il monitoraggio deve essere molto più capillare, molto più attento, molto più capace di dare indicazioni e reazioni in tempo reale. Per poter far questo devono essere coinvolti tutti gli attori che orbitano intorno al mondo dell'agricoltura. Quindi con un'espansione prevista dal nostro, da questa riorganizzazione a tutti i soggetti interessati. Allo stesso tempo l'attenzione è indirizzata verso una nuova gestione, un nuovo approccio per gestire quei focolai e quelle emergenze che vengono scoperte con questa attenta visione del territorio. Che cosa significa? Significa che la grande sfida che tutti quanti insieme i servizi hanno condiviso, quindi è una visione di prospettiva, è quella di riuscire a mettere insieme un intervento territoriale specifico, ma non più come intervento isolato, ma inserito in un contesto di analisi e di gestione dell'intero territorio nazionale in relazione con gli altri partner europei e internazionali. Cosa significa questo? Significa che è stato creato, per esempio, un segretariato per le emergenze, che dovrà essere, che è centralizzato e che vede la partecipazione dei servizi regionali, degli attori dell'agricoltura, delle associazioni dei produttori, eccetera, che organizzerà e coordinerà gli interventi sull'emergenza in stretto collegamento con delle unità territoriali che si occuperanno sempre in maniera molto allargata e con tutti gli attori del vero intervento sul territorio specifico. Ma queste sono solamente due pezzi. In realtà è stata trasformata completamente l'approccio nella gestione delle emergenze. Le emergenze hanno in qualche modo un'origine perché riscoperte in uno specifico territorio. Il servizio che è competente di quel territorio interviene subito con le prime misure, ma immediatamente si salta a un livello di condivisione nazionale nel Comitato Fitosanitario Nazionale, in cui si elaborano le strategie insieme all'Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante, nuovo elemento della riorganizzazione, quindi in una condivisione della visione strategica d'insieme, per poi ritornare nell'applicazione sul territorio specificatamente alle esigenze produttive, organizzative e sociali di quello specifico territorio. Quindi in una dinamica che non è né puramente territoriale, che sarebbe un approccio miope, né un approccio centralizzato, ma in un flusso proprio di sinergie tra tutti gli attori. In tutto questo il mondo accademico, la ricerca, tutto il mondo scientifico e tutto il mondo produttivo devono svolgere un ruolo essenziale. Come è stato detto prima, cose interessantissime che ascoltate e che condivido appieno dall'intervento che mi ha preceduto, in realtà gli strumenti li dobbiamo reinterpretare sia come prodotti fitosanitari quando disponibili e nell'ottica di un'agricoltura sostenibile, sia nella ricerca di metodologie e strategie alternative per la gestione di questi organismi. Ecco, l'approccio che direi è la priorità è quella di avere come servizio fitosanitario in relazione con tutti gli attori che ruotano sul mondo dell'agricoltura, un approccio
integrato e sinergico veramente da protezione delle piante e non da mera quarantena. Grazie Bruno, sai che io sono particolarmente sensibile a tutto quello che è gestione delle emergenze, quindi queste cose mi piacciono tantissimo. Tra l'altro appunto ho anche l'onore di far parte di un altro gruppo a livello globale che è un gruppo che è stato creato sempre nell'ambito della FAO per la gestione di un sistema di allerta mondiale sulle malattie delle piante. E stiamo lavorando con i colleghi dell'Organizzazione Mondiale della Salute, con i colleghi che si occupano di salute veterinaria, quindi è proprio tutto un mondo, perché stiamo creando un sistema di allerta globale veramente molto interessante anche nell'ambito del One Health, cioè della salute unica che coinvolge tutti. Quindi questi temi mi sono molto cari, sono molto importanti per tutti, sono molto importanti anche per i colleghi. Noi abbiamo 20 colleghi che sono appena stati assunti, che fra pochi giorni riceveranno la loro tessera da ispettore fitosanitario, quindi per il loro futuro queste cose sono veramente molto molto importanti. Grazie Bruno. Ritorno a Lorenza. Lorenza lavora appunto, loro lavorano a stretto contatto con le aziende agricole. E secondo te Lorenza, quali strumenti dovrebbero essere introdotti per aiutare i produttori ad affrontare le emergenze fitosanitarie? Sì, è una bella domanda, mi piacerebbe darvi la risposta. Allora, l'idea è simile a quella già introdotta dai relatori che mi hanno preceduto, nel senso che in parte gli strumenti che i servizi fitosanitari, le regioni stanno attuando nei confronti della generale, diciamo, gestione degli organismi nocivi, rimane sicuramente un punto focale e un punto basilare, quindi il monitoraggio fitto a livello territoriale anche in collaborazione con gli enti del territorio, l'individuazione tempestiva di possibili focolai o di aree che potenzialmente particolarmente a rischio di danno. Sono aspetti fondamentali. Abbiamo visto che la tempistica, vedendo un attimino il modello sviluppato dal professor Giglioli dell'Università di Brescia, mi sono un pochino spaventata, però sappiamo appunto quale può essere il rischio potenziale e in funzione di quello mettere appunto tutte quelle che possono essere le strategie di prevenzione possono sicuramente fondamentale. Oltre a questo, se dovesse malauguratamente arrivare questo organismo così dannoso, chiaramente abbiamo parlato prima di strategie, ne abbiamo parlato un po' tutti di quelle che sono le strategie integrate, e sottolineo anch'io, rimarco l'importanza di avere una connessione tra i vari enti, tra tutte le persone coinvolte ed interessate. Secondo me, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere, il lavoro che è stato fatto ad esempio recente sulla cimice asiatica, quindi un mettere insieme le conoscenze da parte degli enti scientifici, da parte degli enti istituzionali, dei servizi fitosanitari, avere un coordinamento territoriale ampio che poi va a svilupparsi sui singoli territori, secondo me, secondo noi, è una strategia sicuramente vincente. Tengo anche a rimarcare l'importanza di fornire sempre le informazioni a livello dell'agricoltore. È un tassello che spesso, purtroppo, alle volte i mezzi di comunicazione sono tanti, lo sappiamo, le metodologie adesso ci sono, la tecnologia ci aiuta, ma alle volte arrivare ai singoli produttori è un tassello che poi viene a mancare. E quindi come ente, diciamo, che come dicevi giustamente tu, lavora sul territorio a stretto contatto con gli agricoltori, ecco, tutta la disponibilità per arrivare proprio a fornire tutte le informazioni a livello delle singole aziende, che è un aspetto fondamentale. Grazie Lorenza. Marco Romani, l'ente nazionale Risi svolge un'intensa attività di divulgazione a tutela del settore risicolo. In base alla vostra esperienza, quali sono i canali comunicativi più efficaci per il coinvolgimento dei produttori? Grazie anche di questa domanda. Siamo
Sì, siamo nell'era digitale, sicuramente oggi gli strumenti a disposizione sono molto più, diciamo, ampi rispetto al passato, però nulla è sostitutivo del rapporto di fiducia che si ha tra tecnico e produttore agricolo, in questo caso produttore risicolo. Insomma, noi conosciamo tutti i 4.000 e passa risicoltori e sicuramente sia a questo livello, quindi nel diffondere un warning, un'allerta, la conoscenza di questo possibile introduzione di un'ulteriore avversità biotica, ma sia anche poi per un'eventuale diffusione delle misure di gestione, di controllo, sicuramente il servizio di assistenza tecnica è a disposizione come in passato, dalla divulgazione attraverso gli incontri che facciamo, pandemia permettendo, nei mesi invernali, sino appunto al rapporto che abbiamo, diciamo, durante la stagione culturale direttamente in azienda. Questo a mio avviso è ancora imprescindibile e sono sicuramente un portavoce nell'investire in questa rete di tecnici in tutte le filiere. Certo, concordo, grazie. E io adesso ritorno ad Andrea Azzoni per chiedere, nel caso in cui il servizio fitosanitario dovrà imporre delle misure fitosanitarie onerose per i produttori, avete previsto la possibilità di una compensazione finanziaria a sostegno delle aziende colpite, perché si tratta anche di fare i conti economici? Prego Andrea. Mi hai preparato una domanda antipatica, insomma, mi hai riservato. Ci sta per il capo. Ne riparleremo, no? Ma no, allora, è uno scenario che chiaramente speriamo rimanga il più possibile lontano nel tempo. Questo lo dico anche alla luce dell'esperienza che abbiamo condotto questi anni su anoplofore e meridogine, con interventi che normalmente hanno nel tempo una dinamica espansiva e quindi assorbono nel tempo risorse crescenti. Questa è un po' la nostra esperienza, anche se su anoplofora chiaramente la curva dopo tanti anni è andata calando. Noi come servizio fitosanitario regionale, anche a seguito dell'applicazione delle misure fitosanitarie per la lotta contro gli organismi nocivi da quarantena, abbiamo sempre considerato strategico operare secondo tre linee, tre direttrici. Allora, diciamo, per sintetizzare, la prima, dove possibile, cerchiamo di intervenire direttamente per garantire una diretta applicazione rapida e sicura delle misure, quindi azzerando i costi per i soggetti che sono interessati dalle misure stesse, come ad esempio, come ho citato prima, i tagli per la lotta al tarlo asiatico. La seconda linea di intervento è quella che abbiamo sperimentato, cioè di garantire i costi sostenuti per l'applicazione delle misure, dove le applichiamo direttamente e le facciamo applicare direttamente dagli operatori che un po' le subiscono, ma d'altra parte le devono applicare, come per gli interventi aggiuntivi chiesti ai risicoltori nel caso del meloidogine, che sono interventi come, non so, la sommersione, false semine, cioè interventi che determinano un costo aggiuntivo nella pratica colturale. E la terza linea è quella di garantire il ristoro economico del 100% delle perdite di PLV sulle produzioni colpite. Quindi in numerosi casi in cui abbiamo eliminato piante, questo soprattutto nei vivai, ovviamente siamo intervenuti per restituire e ristorare le mancate produzioni, e questo anche nel caso del meloidogine graminicola, quindi nelle aree colpite risicole. Però anche nel caso di full armyworm non cambieremo le linee di intervento. Nel malaugurato caso in cui dovessimo confrontarci con questa, con l'introduzione dell'insetto. Quindi bisogna ricordare innanzitutto che tutte queste azioni sono aiuti di Stato e quindi dobbiamo agire nel rispetto del regolamento, degli articoli 107 e 108 del regolamento 702, e questa è un'ulteriore ovviamente complicazione. E quello che stiamo facendo, per arrivare anche un po' alla conclusione della mia risposta,
è in corso di stesura la delibera che andrà a sostituire il programma del 2016 che prevedeva l'intervento per il sostegno alle azioni di lotta contro la plofora, sia la chinensis che la grabipennis, ma anche aromia bungi, popiglia japonica, l'ervinia milovora, tra l'altro l'IGR che avevamo già rivisto nel 2019 con l'aggiunta del graminicola e che adesso dovremo integrare anche con la spodoptera. Poi a supporto del nuovo programma stiamo predisponendo anche il piano di lotta che è necessario e che ci viene richiesto a supporto della notifica in sede UE per garantire gli aiuti di Stato in esenzione. Diciamo che ad oggi complessivamente siamo intervenuti erogando più di 2 milioni di euro in ristori. Non è una grandissima cifra, però ovviamente sarà importante capire come utilizzare e dosare le tre linee di intervento che abbiamo utilizzato e che vi ho citato, perché le risorse non sono illimitate e in questo caso sì, ovviamente si potrebbe parlare di superfici estese, ma soprattutto di produzioni importanti, che tra l'altro a valle sostengono filiere zootecniche importanti, grandi prodotti a denominazione, non solo. Quindi è importante, secondo me, anche quello che ha detto Faraglia poc'anzi, cioè gli interventi su parassiti come questo, così impattanti, non possono essere demandati semplicemente ai territori e ai servizi regionali. Sono emergenze da affrontare dentro il meccanismo che lui ha citato di condivisione nazionale, meccanismo che è nuovo, che dovrà essere oliato, in sede deliberante del CFN e dentro l'attivazione del segretariato per le emergenze, come si diceva, questo segretariato deve fare da catena di trasmissione e coordinamento degli interventi in modo veloce e integrato, soprattutto in questi, nel caso dell'ingresso di parassiti così veloci e impattanti. Grazie, grazie Andrea. Con Stefania volevo affrontare un tema un po' delicato, quello della comunicazione. Abbiamo constatato che nella gestione delle emergenze relativamente alla salute umana e veterinaria delle piante la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. Non è sempre facile però far passare il giusto messaggio sugli strumenti di controllo più adeguati. In questo senso la vostra associazione come si sta muovendo? Ma allora... mai come quest'anno forse ci rendiamo conto, come quest'anno e mezzo ormai, ci rendiamo conto di quanto è difficile comunicare sulla salute umana, veterinaria e delle piante, come anche sbagliando di poco con la comunicazione possiamo avere dei danni devastanti. E c'è un dato di fatto che vediamo noi, che percepiamo noi in agrofarma e come industria in particolare parlo personalmente, che la protezione delle colture, a prescindere dagli strumenti che vengono adottati, non è percepita dal consumatore finale come una necessità. Questo purtroppo comporta poi una serie di conseguenze e di problemi nell'accettazione degli strumenti che noi utilizziamo per proteggere le colture. Leggiamo, è un dato di fatto che giustamente i consumatori sono preoccupati, ma sono preoccupati per un uso eccessivo di prodotti pericolosi, però in realtà la tendenza negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni è esattamente l'opposto. Abbiamo avuto una riduzione di circa il 60% delle sostanze attive utilizzate sul territorio europeo e una riduzione, una tendenza, un trend sempre più importante di riduzione anno dopo anno dei prodotti degli agrofarmaci sul territorio. E come è impegnata la nostra agrofarma? È impegnata a diffondere un messaggio importante, che gli strumenti che noi abbiamo non sono in contrapposizione uno con l'altro. L'agricoltura biologica, gli strumenti biologici non sono e non devono essere in contrapposizione con gli strumenti e le soluzioni chimiche. Devono integrarsi. Il classico case by case, a seconda delle situazioni, della gravità, dell'emergenza, dobbiamo agire in modo corretto con gli strumenti adeguati. Agrofarma sostiene tantissimo i prodotti biologici. Se pensiamo che più della metà dei prodotti, circa il 60% degli agrofarmaci destinati all'agricoltura biologica, è prodotta dai nostri associati,
Quindi è un terzo circa delle nostre risorse in R&D è destinato alla ricerca di prodotti utilizzati in agricoltura biologica, però non può essere sempre la soluzione per tutto, quindi è un po' il concetto che dicevo prima, dobbiamo assolutamente comunicare uno, l'importanza della protezione della coltura per la sicurezza alimentare, per la sicurezza del consumatore e per la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica di chi produce, quindi dell'agricoltore. È il nostro commitment a livello europeo e solo questo tipo di concetto di sostenibilità può portare a un miglioramento e questo vale anche in questo caso, nel caso di un'emergenza, di emergenze di peste, di patogeni che all'improvviso ci ritroviamo nei nostri territori. Grazie, grazie mille Stefania. Davide Mosconi ti ha tenuto l'ultima domanda. La lotta con agenti di controllo biologico richiede delle conoscenze e attenzioni particolari. E credete che ad oggi l'organizzazione aziendale sia pronta al loro utilizzo come BMA? E pensate che possano rientrare in una strategia integrata che combini più mezzi di difesa? Allora, sicuramente come avevo appena accennato nella risposta precedente, ma qui entrerò un po' più nel dettaglio, bisogna cambiare quello che era un vecchio approccio, da cui c'era anche una vecchia scuola di metodologia che associava al target sicuramente una soluzione diretta. Sicuramente oggi bisogna parlare più di concetto proprio strategico, mettere insieme tutte le conoscenze singole che partono dalla biologia, quindi della conoscenza approfondita del comportamento dell'insetto e soprattutto sarà importante verificare come, sperando che non arrivi, ma se dovesse arrivare, come si adatterà questo insetto al nostro ambiente, con quanti cicli, quali saranno le curve di volo, quali saranno le curve di ovodeposizione e quindi conoscerlo nel dettaglio. Una volta conosciuto nel dettaglio l'insetto e nel suo comportamento nel nostro areale, lì si potranno sicuramente, anche come diceva la dottoressa Meloni che mi ha preceduto, individuare case by case qual è la migliore soluzione. Sicuramente le soluzioni di biocontrollo sono soluzioni a basso impatto che aiutano molto bene la gestione dell'insetto, ci possono essere casi drastici in cui bisogna intervenire in maniera un po' più incisiva, ma sicuramente troveremo volta per volta le soluzioni adeguate una volta presa coscienza di come l'insetto si comporta all'interno del nostro territorio. Allo stesso tempo sarà opportuno puntare sui mezzi di biocontrollo, proprio perché oggi ce lo sta chiedendo il New Green Deal, la nuova transizione ecologica che ci sta chiedendo l'Europa, dovremmo seguirla in qualche modo e dovremmo seguirla applicando queste conoscenze che oggi il mondo del biocontrollo già detiene e che sta cercando di trasferire a quella che oggi è già un'agricoltura integrata, cioè un'agricoltura che prima vedeva due mondi contrapposti, bio e non bio, oggi invece il bio travasa questa esperienza all'interno dell'agricoltura e la fa diventare una vera agricoltura integrata, un'agricoltura che utilizza tutti gli strumenti e nel contempo cerca di ridurre al massimo quelli che sono gli input. E quindi sicuramente avremo nel connubio di tutte le competenze interne a quello del mondo del biocontrollo, ma anche esterne, dettate come dicevamo prima da tutti i player che sono sul territorio, una volta che avremo messo insieme tutte queste conoscenze, avremo sicuramente la soluzione qualora questo insetto dovesse arrivare sui nostri territori. Grazie, grazie mille. Noi siamo arrivati al termine delle domande che avevamo preparato per i nostri relatori. Oggi abbiamo ricevuto tantissime informazioni e ci siamo scambiati parecchie opinioni. Penso che il valore aggiunto grosso del progetto della FAO sia proprio questa intenzione di fare network a livello globale, quindi di condividere le conoscenze per affrontare un problema che può essere serissimo di food security per i paesi in via di sviluppo, ma stimola anche noi che non siamo paesi in via di sviluppo ad allargarci agli altri, a condividere le nostre conoscenze, anche al nostro interno, come ha spiegato Bruno Faraglia. In Italia c'è un nuovo approccio al sistema fitosanitario, quindi anche noi dovremo cercare assolutamente di fare network con tutti gli attori del sistema. Quindi spero che abbiate trovato interessante questa giornata, sicuramente è uno spunto per partire, non è un punto d'arrivo.
E quindi niente, vi ringrazio tutti per la grande partecipazione, in particolare ringrazio ancora tutti i relatori che si sono dimostrati molto, molto interessati e molto disponibili. Grazie ancora a tutti e metteremo poi sul sito la registrazione e i materiali. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie Mariangela. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Possiamo interrompere la registrazione? Arrivederci, grazie. Grazie Mariangela, ciao. Ciao Valerio, grazie.